Marinai del web, benvenuti o bentornati su Radio di Bordo. Oggi parliamo di nodi. Benvenuti in questo nuovo video, io sono Matteo e oggi, come abbiamo detto, parleremo di nodi. Il primo nodo che andremo a trattare è la gassa d'amante, o nodo bolina, o nodo bulino, o cappio del bombardiere, o semplicemente gassa. Un nodo forse molto antico, perché si dice che sia stato rinvenuto un nodo simile alla gassa d'amante tra il cordame della barca solare di Cheope durante uno scavo nell'antico Egitto. È un nodo davvero semplice da eseguire, molto molto resistente soprattutto sotto carico, e un nodo molto facile da sciogliere anche con cime bagnate. Prima di partire con l'esecuzione del nodo facciamo un piccolo ripasso di quelli che sono i termini utilizzati per realizzare un nodo. Abbiamo la nostra cima, che possiamo anche chiamare corda, però la chiameremo cima. La parte terminale, quella che serve a realizzare il nodo, quindi la parte che si muoverà durante l'esecuzione del nodo, è chiamata cima corrente. La parte invece della cima che non viene utilizzata o comunque rimane ferma durante l'esecuzione del nodo è la parte dormiente. Quando noi avviciniamo la parte corrente alla parte dormiente, andiamo a realizzare un occhiello. Questo qui sarà il nostro occhiello. Se le due parti invece si sovrappongono, avremo un cappio. Se le parti invece si incroceranno per due volte, si chiamerà doppino. Ah, prima di proseguire, ricordatevi di iscrivervi al canale, cliccando sotto sulla parola iscriviti e attivando le notifiche con la campanella per rimanere sempre aggiornati. Andiamo ora a realizzare il nostro nodo. La prima cosa che dobbiamo fare è creare un piccolo cappio. Usciamo con la parte corrente dal cappio, giriamo intorno alla parte dormiente e rientriamo nel nostro cappio. Prendiamo il nodo e lo stringiamo. Ecco che abbiamo realizzato la gassa d'amante. Un ottimo nodo da utilizzare con del carico, perché più si tira e più si stringe. Molto facile da sciogliere, perché basta tirare la parte posteriore e il nodo si scioglie. Un altro metodo che avevo imparato da bambino per poter eseguire questo nodo al meglio e ricordarmi soprattutto come si faceva è una piccola filastrocca, la filastrocca del serpente. Andiamo a creare un piccolo lago, il serpente esce dal lago, gira intorno all'albero e rientra nel lago. Ed ecco qui che la nostra gassa è fatta. Come promesso, un nodo molto facile da eseguire, molto resistente, e se imparate pure la filastrocca del serpente ve lo ricorderete sicuramente per tutta la vita. Per questa settimana è tutto, ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare le notifiche per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video. Ci vediamo la prossima settimana, ciao!